Nel Mediterraneo gli sbarchi diminuiscono rispetto all'anno scorso, ma il numero di migranti che perde la vita resta elevato, oltre quello registrato nel 2015. Sono quasi 300.000 i profughi arrivati fra gennaio e settembre, oltre 200.000 in meno. Gli arrivi in Grecia si sono più che dimezzati per via dell'accordo con la Turchia. In Italia sono aumentati oltre 123.000 fino alla prima settimana di settembre. Ho lasciato il Sudan del Sud a causa della grave crisi in corso laggiù. Ci sono combattimenti, ci sono tanti morti. Fra i migranti salvati lunedì a largo della Libia si pensa al futuro e c'è chi ringrazia i soccorritori. Quando arriverò in Italia resterò in uno dei loro centri in attesa di un documento, poi deciderò cosa fare. Dio benedica tutti coloro che stanno facendo questo grande lavoro. La polizia raccoglie informazioni utili alle indagini sul traffico di migranti, spiega un sottotenente norvegese sulla Sea Impalot, una delle navi di Frontex che pattugliano il Mediterraneo. Come arrivano in Libia? Chi organizza i loro viaggi via mare? Quanto pagano? Cerchiamo di capire questo e altro. Cerchiamo di identificare chi controlla la barca e chi ha compiti specifici a bordo. Passiamo le informazioni ottenute alla polizia italiana affinché abbia qualche traccia per poter indagare correttamente. Mercoledì oltre 1.000 migranti sono sbarcati ad Augusta in Sicilia e a Crotone in Calabria. Sulle due navi anche i cadaveri di 15 persone. Da inizio anno quasi 3.200 profughi hanno perso la vita nel Mediterraneo, gran parte nella rotta verso l'Italia. Un dramma nel quale si cela un altro, quello dell'identificazione insufficiente dei morti, denuncia un rapporto internazionale.